signori, finalmente è tornata la serie World Tour, serie nella quale esplore i vostri mondi oppure, come in questo caso, i vostri server. Perché se io oggi andremo ad esplorare un server nel quale c'è un mondo incredibile fuori di testa, se anche voi volete che vi esplori il vostro mondo, entrate nel server Discord, il link è in descrizione, e lì ci si mette d'accordo. Oppure, per avere la priorità su tutti, potete tranquillamente abbonarvi su Twitch gratis oppure su YouTube, ma vi consiglio su Twitch perché è gratis, e appunto avete la priorità. Ma adesso, signori, non perdiamo tempo e iniziamo. Allora, siamo entrati nel server e sto giro non sono da solo, bensì ci abbiamo il nostro Virgilio che ci mostrerà, oh mio Dio, voglio vedere cosa c'è qua sotto, ci mostrerà il suo server, ci farà una sorta di mini tour, così almeno siamo accompagnati. E oh mio Dio, quanto è bello il letto, arancio e blu, l'ho fatto rima con tour, auto 5. Cos'è? Oh, il dread kelp, madonna, io non ce l'ho nel mio mondo le kelp, perché tu sì, io no? Eh? Perché sono nabbo? State pensando perché io... Sì, perché sono nabbo. Allora, usciamo dalla casettina, qui leggo uno storage mine, non so cosa stia... cosa voglia fare... Oh, wow, 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 le bacche mi stavano picchiando, state attente, bacche, state attente, state attente. Ma, oh, l'ha uccisa, grandissimo, zucco, zucco, zucco. Allora, vai, portami buon Virgilio, il nostro Virgilio, io sono il Dante della situazione, portaci in questo paradiso minieroso dove ci saranno un botto di materiali, non lo sapremo mai. Ok, c'è dentro tutta la roba, qui c'è del cibo, qui c'è il dye per colorare le robe. Oh, bellissimo, organizzato molto bene. E, no, solo una cesta, madonna, che male che mi fa, un diamante. Potremmo rubarlo, ma non lo faremo. Qua c'è una miniera creeperosa, ci suggerisce il brother. Andiamo a vedere dov'è la miniera. Ah, si scende. Ah, ok, proprio una miniera che poi è lunghissima. Oh mio Dio, no, no, è lunghissima. Ho stra paura, magari metti che c'è un creeper. Devastana, sciamperdere. Poi creeper, mi ammazza, sciamperdere. E andiamo avanti. Dove è andato Virgi? Lo chiameremo Virgi. Virgi, ok, è risalito. Arrivo, 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 arrivo. Non voglio stare da solo, come ci sono i creeper, magari mi accoppano malamente. Lì vedo una Oddio, voglio andare lì, voglio andare lì, voglio andare lì, voglio andare lì. E soprattutto voglio farlo anch'io. Mega idea! Oltre al fiume ci sono altre cose, perfetto. Mega idea! Mi faccio anche nella vanilla una mega scala su una mega montagna, ma di quelle che proprio, madò, quanto è mega. Sì, proprio così. E mucchettine away, enchanting... No, non è un enchanting. Crafting table... Non so parlare. Ho appena finito una live di 2 ore, signori. In caso se non mi seguite in live, mamma mia, se non mi seguite in live, andatemi a seguire sia su Twitch oppure su YouTube. Vabbè, su YouTube li potete vedere tranquillamente. Nether con un cancello anti-pigman. Amico, c'è un pig. C'è un pigman. Come? C'è un pigman. C'è un pig. Lo picchierei malamente, ma vabbè, non lo picchio, sennò gli disintegro il mondo, gli rovino tutto. Andiamo avanti, prego, prego, andiamo nel... No, ho piazzato 2 bacche, niente. Dove sei? Andiamo, andiamo. Tra l'altro c'è anche tutta la stradina, cioè è fatto molto bene, molto molto bene, è la mia riserva di bacche, infatti, infatti. Comunque dicevo, il link di Twitch è nei commenti, giusto perché voglio un attimino spammarmi, nel mentre andiamo in questa foresta incredibilmente nascosta, incredibilmente piena di streghe, come vedete, non voglio vedere le streghe. Mi spammo su Twitch perché ogni giorno facciamo delle live fuori di testa incredibili. E che fai? Te ne privi delle morti in live di massa? Ok, non te ne privi. Attacco in volo, Assassin's Creed 36. No, mi sono fatto male da solo. Mi sono fatto male da solo, mi fa anche male il polso. Perché mi fa male il polso? Ok, andiamo. Bella la stradina. Tra l'altro anch'io sto facendo la stradina nel mio mondo vanilla. La vedrete tra qualche giorno o è già uscito il video. Non lo sapremo mai perché io con gli orari e con le programmazioni faccio vomitare malamente. Perciò schivo le bacche. Bello il ponte, madonna, voglio farlo anch'io. Che poi vedendo i vostri mondi, di qua c'è un ponte, esatto, vedendo i vostri mondi mi viene voglia di copiarvi le cose. Volo. Cioè, quindi cioè, alla fine ci sta questa serie. È carina perché porto un video sui vostri mondi, così tutti gli abbonati, tutti i cosi di Discord, tutti quelli che siete in Discord, vi posso vedere il mondo. E poi mi vengono anche delle idee incredibili. Qua finisce la stradina e inizia la prateria. O come direbbe Metti il Biondo, finisce il mio parlare e inizia il mio zittire. E qua c'è l'uscita, esatto. E nel mentre noi torniamo indietro con una pioggia incredibilmente fastidiosa fuori di testa, ora vi faccio vedere la montagna. Eh sì, è esattamente ciò che stavo per dire. Ovvero voglio, non mi piacerebbe, voglio vedere questa montagna. E bravissimo, ha tolto la pioggia. Così almeno da copiarti malamente l'idea. E mi sono fatto male, non devo più ridere così. E dopo aver copiato e visto una montagna, la rifaccio nel mio mondo, dando tutti i crediti a chi se li merita. Detto ciò, piccolo tagliettino, ci vediamo alla montagna. Dovrei farci una sigla.
Vorrei fare una sigla su un bel po' di cose in realtà. Oh, ok, siamo arrivati alla montagna. Ah, ma c'è la montagna della morte, infatti. C'è proprio fatta. No, lo voglio fare anch'io. Madonna, lo voglio fare anch'io. Occhio a non cadere. Si vede che non mi conosci bene. Voglio farlo anch'io. Prossimo episodio. Ci facciamo una montagna. Quella volta che costruì una montagna. Cioè, come ci sta? Ci sta un botto bene come titolo. Allora, passiamo. Sì, esatto, di qua. Perché non vedevo delle scale. Sapete cosa ci starebbe strabene? Una cesta con boh qualcosa dentro. Un premio bello. Dai, bellissimo. Bellissimo. C'è anche questo coso. Cioè, mi sa che un po' è naturale come montagna. E un po' è fatta. E un po' è costruita da lui. Bellissima. Magari. No, bellissimo. Perché sta volando quel co. Is this alieni? Non lo sapremo mai. Qui ci metterò la mia futura farm di neve. Ci sta la farm di neve. Bello, bello, bello. Ma ora. Ciò che tutti stavamo aspettando. Di chi. Madonna, ti tiro un colpo e cade malissimo. Gli scriveremo: posso buttarmi? Punto de domanda. No. Ma io ho un piano. Raga. Proviamo. Allora, è stato un onore avere le bacche. Prendi tutte le bacche, prendi le bacche. Allora, se prendi. La Pellegrini. La. Sotto. Dai. Ma che cacchio. Dopo una morte incredibilmente rovinosa, siamo arrivati nella zona farm. Wet farm, wet farm lever. Voglio cliccarla. Cos'è successo? Fammi vedere. No, bellissimo. È tipo quella che ho io. E praticamente, ok, sì, esatto. Ma questa è più bella però. Praticamente qua c'è il grano. E scende l'acqua. Va negli hopper e ovviamente ce li troveremo qua sotto, qua dietro. Bellissima. Farm di grano semiautomatica. Bellissima. Tu è più bella della mia. Guarda che figata. Che figo, fai un botto di grano. Che figo. Che figo anche quella montagna, ma che figo. E questa cos'è? La farm di zucche. Ma che cacchio? No! Amici, si è creata una zucca dal nulla. Ma dai. Poi non è finita, mi dice. Vediamo, ma da ora esce un mostro marino. Cosa mi vuoi far vedere? La mountain beach. Figo. Ah, la. No, deva. Ma perché? Ma questo è il mondo delle montagne più belle che io abbia mai visto. Guardate che bella una montagna con l'acquettina, la montagna e la sabbia. Ma va, che delirio, che delirio. Fatemi salire just a moment. No, poi metterò un ombrellone, infatti ce la metterò l'ombrellone. Ma che devasto, non riesco a salire, non riesco. Dai, che devasto. Ok, sono salito, madonna, quanto oscura quella caverna. Bellissima. Boh, questo qua che io pensavo fosse buono, non so, qualcosa. È un allenamento per il parkour. E allora lei se lo faccia dire. Lei è un genio. Faccio schifo. Lei è un genio. Ma sotto. Ma non riesco a farlo. Ora non ce ne andiamo finché non lo riesco a fare. Finché non lo riesco. Ce la sto facendo. Oh, no. Dai, non può essere così difficile. Giusto? Giusto. Ma no, ce la sto facendo. Ma amici. Sì. 360! Sì, pure l'acqua ho preso! Sì! La cagnotto! Tania cagnotto! Sì! Sì! Devastante! Bello il coso parkour! Me lo voglio fare anch'io nel mio mondo! Me lo voglio fare anch'io! Ma mi brucio! Sì! No! È morto Puffy! Il 4 del 5, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Il 4 maggio del 7 del 10, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Del 7 ottobre! No! Il cagnolino! Rip! Un'ora fa, rip! No! Ma dai, era durato mesi! No! Tanto io spero che intenda il cane nel gioco, altrimenti che magone. Un fiorellino! Porgo i miei omaggi. Sì, chiaramente. Bellissimo. Mi ha regalato un'armatura. Guardate quanto sono figo. Goku con un'armatura. Devastante. Grazie.
Oh, bene, 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 bene. Quindi dall'alto del doppio letto, che è una figata totale, un abbinamento di colori incredibile. Vi ringrazio per la visione. Ringrazio anche Judiger4G con questo accento incredibile per avermi offerto il suo mondo. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani al solito, ovvero l'1:45, con un nuovo video. Seguitemi su Twitch, YouTube, Discord, fate tutto quello che volete. Alla prossima. Ciao.